Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso, oh partigiano. Ecco, com'era Firenze all'epoca della Resistenza? Ma era una città distrutta perché i genieri tedeschi avevano fatto saltare anche l'acqua, la luce, era una città veramente in condizioni difficilissime, però che scrisse una pagina meravigliosa della storia del nostro paese, perché gli alleati si erano fermati di là d'Arno, tutto il di qua d'Arno che era occupato da paracadutisti tedeschi e da franchi tiratori fascisti furono liberati dalle forze armate partigiane, il che poi ha valso a Firenze la medaglia d'oro al valor militare, ma il corridoio vasariano fu decisivo. Professore, quali sono i personaggi più importanti della Resistenza? Un patriota che si chiamava Bruno Fischer della Sovrintendenza e uno storico dell'arte, Carlo Ludovico Ragghianti. Loro passano il corridoio vasariano minato e riescono a presentarsi agli alleati, che erano appunto di là d'Arno, per dire: noi siamo i rappresentanti della Resistenza a Firenze, intendiamo compiere la insurrezione, rappresentiamo il popolo toscano. E gli alleati riconobbero questa funzione. Che passeranno, ti diranno che bel fior, e questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà, questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà, questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà, questo è il fiore.